altre persone che minacciavano l'immagine e quindi l'incolumità politica di Berlusconi furono tacitati con la corruzione, per esempio l'avvocato Mills. L'avvocato Mills nessuno ne aveva mai sentito parlare, sembrava uno dei tanti testimoni chiamati a rispondere alle domande dei giudici nei processi a Berlusconi, perché era un avvocato inglese che aveva fatto delle consulenze per il gruppo. Dopodiché si scoprì che era un uomo chiave in quel gruppo, perché aveva aperto 64 società offshore nei paradisi fiscali che sfuggivano al bilancio consolidato della Fininvest e che per tutti gli anni 80 e 90 erano state utilizzate dal gruppo Fininvest e poi Mediaset per fare all'estero delle operazioni che non si potevano fare in Italia e soprattutto non si potevano fare dichiarandosi proprietari di quelle società, quindi erano società occulte per fare operazioni occulte. Mills fu chiamato a testimoniare nei primi processi a Berlusconi, i primi due, il processo Guardia di Finanza e il processo Liberia, uno per le corruzioni, per le tangenti della Fininvest alle Fiamme Gialle, l'altro per i pagamenti in nero di Berlusconi a Craxi in cambio della legge Mammì, e Mills fece praticamente scena muta, disse un centesimo di quello che avrebbe potuto dire. Dopodiché, grazie alla sua reticenza, fu premiato e ricompensato con $600,000 su un conto estero, versatili dallo stesso Berlusconi tramite un manager che oggi è morto del gruppo Fininvest, che si chiamava Berlusconi. Quindi i casi erano tre sostanzialmente: chi poteva parlare o si faceva comprare oppure veniva sistemato in qualche posto pubblico, in qualche ministero. Ricordatevi quando Previti diventò ministro della difesa e doveva diventare addirittura ministro della giustizia, se Scalfaro, molto fisionomista, non l'avesse immediatamente riconosciuto, non l'avesse dirottato da un'altra parte. All'epoca non si sapeva niente di Previti, c'era solo la sua faccia, ecco Scalfaro, piemontese, lombrosiano, lo riconobbe dalla faccia e quindi disse che un ministro della giustizia con quella faccia non era il caso. Non aveva ancora visto la schema della fame. Oggi ci sono titolari di certe facce che nemmeno la difesa dovrebbero essere mandate. Facce che costituiscono reato di per se stesse, a prescindere. Ma succedeva appunto una volta ogni tanto. Negli ultimi mesi noi abbiamo visto un'escalation impressionante, ed è un'escalation che non è casuale, è un'escalation che corrisponde perfettamente a un piano di cui tra l'altro abbiamo, non dico le prove, mi sembra di esagerare, di usare un linguaggio giudiziario, giustizialista, ma ci sono degli elementi che sono successi sotto gli occhi di tutti in quest'estate. Voi sapete che in quest'estate c'è stato un rimescolamento di tutte le direzioni dei principali giornali e di una parte dei programmi televisivi di pertinenza del Presidente del Consiglio, di proprietà del Presidente del Consiglio. È cambiato il direttore del suo giornale, che non è più Giordano, un peso piuma del giornalismo, ma è tornato ad essere Feltri, cioè un peso massimo. Belpietro non è più direttore di Panorama, ma è passato a Libero. A Panorama è andato un certo Moulet, molto legato a Previti e a Dell'Utri. È cambiato il direttore delle news di Mediaset, che era Enrico Ventani fino a qualche mese fa, che è stato cacciato dopo aver intervistato Di Pietro, e chi intervista Di Pietro rischia parecchio, e anche Genchi prima di Di Pietro, ma il caso Sbelli fu Di Pietro, perché con Fronieri si lamentò per quell'intervista, perché era il momento in cui speravano di avere beccato Di Pietro per la faccenda del figlio, e invece Di Pietro
Pietro facendo dimettere il figlio riuscì a uscire bene dall'intervista commentaria, questo a Mentana fu perdonato. C'è stato di più, c'è stato un mescolamento delle direzioni dei giornali anche fra quei giornali pochi che Berlusconi non controlla. Per esempio, poco meno di un anno fa, quando raddoppiò l'IVA a Sky, che è il diretto concorrente di Mediaset, e fu blandamente, devo dire, criticato dal Corriere della Sera e dalla Stampa, Berlusconi disse: i direttori della Stampa e del Corriere devono cambiare mestiere. Immediatamente i direttori della Stampa e del Corriere cambiarono mestiere. Paolo Mieli ha smesso di fare il direttore del Corriere e Giulio Anselmi ha smesso di fare il direttore della Stampa. Dopodiché, per tutta l'estate, rioccupata un'altra volta la RAI, o almeno quel poco che non era ancora occupato, che era veramente pochissimo, che già ai tempi del centro-sinistra la RAI era saldamente nelle mani del centro-destra, rioccupata saldamente la RAI, si è disposto a una giravolta di direttori, per cui Minzolini è andato a dirigere il TG1, Mazza a dirigere Rai 1, tale Lio Freddi a dirigere Rai 2, anche lì, voglio dire, sono importanti le foto di questi personaggi, voi dovete avere presente proprio i volti, no? Per capire le attaccature dei capelli, queste cose sono importanti. Direttore del TG2 Orfeo, e poi l'assalto per ora rinviato a Rai 3, con tutto il mobbing che c'è stato nei confronti di Report della Gabanelli da una parte e dall'altra di Anno Zero. Ordini di scuderia erano quelli di non far ripartire Report e Anno Zero, e lì, altro segno di debolezza, per la prima volta l'ordine non è stato eseguito, non sono riusciti a eseguire l'ordine, in parte perché Rai 3 non sono ancora riusciti a espugnarla per Report, e in parte perché Anno Zero è blindato da una sentenza del Tribunale di Roma, per cui non c'è niente da fare, non possono non mandare in onda il programma di Santoro. Infatti avevano provato a rompere le scatole partendo dall'anello più debole, cioè da me, dal mio contratto, e poi hanno dovuto recedere anche di lì perché Santoro è il responsabile della trasmissione e quindi decide lui chi sono i suoi collaboratori. Ma insomma c'è stato, diciamo, una bella sistemata al mondo dell'informazione interna al gruppo, quasi interna al gruppo, cioè Rai, la Rai ormai è una specie di succursale di Mediaset, e poi anche della stampa cosiddetta indipendente, con attacchi feroci agli unici due giornali che sfuggono a queste varie cerchie, e cioè alla Repubblica e all'Unità, che hanno avuto anche delle cause civili da parte del Presidente del Consiglio. Non sono particolarmente scandalose le cause civili del Presidente del Consiglio, almeno non sono molto inedite, ecco, io ne ho avute parecchie, non ricordo manifestazioni della Federazione della Stampa quando venivo denunciato io, quindi voglio dire, capita a tutti di essere denunciati e non è quello il problema è vedere quello che succede, diciamo, qual è il disegno, ecco, c'è stato un attacco sistematico che ha coperto tutto il panorama dell'informazione televisiva e della carta stampata, al termine del quale comunque, a parte quelle due piccole cittadelle, Anno Zero e Report, e a parte il fatto che almeno nel gruppo De Benedetti Berlusconi non riesce ancora ad avvicendare i direttori quando li addita pubblicamente al ludibrio, per il resto l'operazione è perfettamente riuscita, per cui 9 decimi dei desiderata sono stati puntualmente eseguiti.